Durante l'edizione 2017 del congresso EULAR di Madrid si parla anche di molecole innovative. Abbiamo il piacere di intervistare il presidente della SIR, il professor Mauro Galeazzi, che ha presentato proprio dei dati di studi di fase 1 su questa molecola nuova. Allora, professore, come si chiama la molecola e soprattutto qual è il meccanismo innovativo? Si chiama Decavil e il meccanismo innovativo è che si tratta di un nuovo biologico che è appartenente a questa famiglia di immunocitochine. Che significa questo? Questa è la prima citochina che viene introdotta come terapia, è una citochina antinfiammatoria naturale che noi abbiamo nel nostro organismo, ma che è difettosa nel corso delle malattie croniche infiammatorie come l'artrite reumatoide. Quindi viene introdotta nell'organismo come terapia. Ma la novità assoluta non è questa, la novità è che per renderla più efficace, questa citochina, da cui il nome immunocitochina, viene legata monoclonale, un anticorpo monoclonale che riconosce specificamente un antigene che è presente unicamente nell'articolazione infiammata e in nessun altro tessuto in condizioni normali. Che cosa succede quindi? Che questa citochina interleuchina 10, antinfiammatoria naturale, viene legata ad un monoclonale che riconosce un antigene che sta solo nell'articolazione, è ovvio pensare e dedurre che questo complesso citochinico, che appunto viene chiamato immunocitochina, insisto perché questa è la novità assoluta, viene portato solo unicamente nell'articolazione infiammata e in nessun'altra parte del nostro organismo, rispettando quindi i tessuti che non sono infiammati e che non hanno bisogno della sua presenza. Tra l'altro, professore, questa molecola è stata scoperta in Italia, anzi a Siena, proprio nel suo dipartimento. Oggi ho presentato, dicevamo, i dati di fase 1. Cos'è che ci dicono questi dati? Devo essere chiaro su questo. La molecola è stata sintetizzata da un'industria farmaceutica, non ho nessuna difficoltà a citarla, la Philogen è una piccola ma efficiente industria che risiede in Siena ed ha una filiale in Svizzera. Fanno questo lavoro, come lavoro costruiscono molecole che poi possono essere vendute anche sul mercato. Tant'è che questa molecola è stata acquistata da Pfizer. Ora, noi stiamo facendo, abbiamo finito la fase 1. La fase 1 è la fase di studio che riguarda soprattutto non tanto l'efficacia che verrà poi valutata nelle fasi successive, ma la sicurezza del farmaco sull'uomo e non solo la sicurezza, ma anche il dosaggio giusto da utilizzare nelle fasi di ricerca, nei trial che seguiranno, nella fase 2, 3, eccetera. Adesso comunque è in procinto già di partire la fase 2, ci diceva in sala durante la relazione. È vero, sì, la fase 1 ha dato buoni risultati, la sicurezza è totale, quindi questo ci ha e ci sono segni chiari, questi sono i dati che io ho presentato oggi, massimo di sicurezza e segni chiari di efficacia. L'efficacia può essere stabilita soltanto negli studi successivi di fase 2. Quindi abbiamo cominciato, siamo stati autorizzati anche dall'AIFA e dal Ministero a iniziare la fase 2. La fase 2 è già iniziata, abbiamo ben 24 pazienti ormai inclusi nella fase 2.